Salve, in un caldo pomeriggio d'estate, passeggiando tra i mercatini dell'usato, mi è stato suggerito di prendere questo libro di Cervantes, il Don Chisciotte. E ahimè, quanto aveva ragione. Ascoltate bene, in una terra della Mancia viveva un hidalgo, di quelli che hanno lance nella rastrelliera, un ronzino magro, una pentola, dove coi ceci bolliva più manzo che castrato, dolori e frantumi il sabato, lenticchie il venerdì e l'aggiunta di qualche piccioncino la domenica. Era il nostro Hidalgo un uomo sulla cinquantina, secco, molto mattiniero e amante della caccia. Nelle sue ore d'ozio, le quali erano le più dell'anno, si dava la lettura dei libri di cavalleria con tanta passione e tanto piacere da dimenticare del tutto l'esercizio della caccia e perfino l'amministrazione dei propri beni. La sua mania giunse a tale che gli vendette parecchi buoni campi per comprare questi libri. Nessuno tra essi gli pareva eguagliare quelli scritti dal famoso Feliciano de Silva e i suoi ragionamenti gli facevano perdere la testa, il quale vegliava notti intere cercando di intendere e sviscerarne il senso. L'Hidalgo finiva a passare le notti dal tramonto all'alba e i giorni dall'alba al tramonto, sicché dal poco dormire e il troppo leggere il cervello gli si seccò. La sua fantasia si empì di quanto leggeva nei libri cavallereschi. Incanti, liti, battaglie, sfide, galanterie, amori, dolori, stravaganze inaudite. Perduto del tutto il senno, concepì un giorno il più strano pensiero che mai saltasse in capo ad un pazzo: farsi cavaliere errante. E andarsene in giro per il mondo a cercare avventure ed esercitare l'ufficio che i cavalieri erranti esercitavano, raddrizzando ogni genere di torti, cimentandosi in imprese tali da procacciare a chi li compie gloria e imperitura. E questi pensieri lo colmavano di straordinario piacere. S'affrettò quindi a tradurre in atto il suo pensiero. Andò subito a visitare il suo ronzino, che nominò Ronzinante, e si ribattezzò col nome di Don Chisciotte della Mancia. Quindi dovete cercare una dama della quale innamorarsi, giacché, diceva, un cavaliere errante senza amori è come un albero senza fronde, senza vita. Trovò quindi la sua dama, Dulcinea del Toboso, una contadinotta assai belloccia che abitava in un paese vicino. E fatti questi preparativi, volle mandare immediatamente ad effetto il suo disegno.